E siamo arrivati a Valdocco, che è il cuore della vita di Don Bosco e della sua missione. Don Bosco ormai per 5 anni ha portato i suoi ragazzi da una parte all'altra di Torino in cerca di un oratorio, ma è stato sfrattato più di una volta. Quello che gli manca è una sede stabile e finalmente questa sede la trova qui. Qui potete farci il vostro laboratorio. Oratorio. Questa potrebbe diventare la cappella. Vi faccio rimettere a posto tutto io. Vedrete, sarà un laboratorio perfetto. Oratorio. Laboratorio, oratorio, uguale. Che differenza fa? Sono passati più di 160 anni dal primo oratorio qui a Valdocco di Don Bosco, ma l'oratorio continua ancora, no? Se lei dovesse dirci quali sono le regole, come funziona un oratorio salesiano, un oratorio di Don Bosco? Guarda, le caratteristiche di un oratorio salesiano di Don Bosco si possono sintetizzare in 4 parole. Casa, cortile, chiesa, scuola. Casa che accoglie, che vive la sua vita in stile di famiglia, cortile per incontrarsi ma anche per vivere l'esperienza del gioco, del divertimento, dell'allegria, dell'amicizia, chiesa che significa il Vangelo annunciato, proposto ai ragazzi, ai piccoli, ai giovani, e scuola che avvia alla vita, quindi con tutta la formazione umana, la formazione anche professionale, quella serie di esperienze educative che aiutano a formare l'uomo e il cristiano. Ci troviamo all'oratorio San Luigi di Torino, è il secondo oratorio fondato da Don Bosco nel 1847. Aveva fatto questa scelta di stare con i ragazzi, soprattutto quelli più poveri e abbandonati, e di raccoglierli, di offrire loro una casa. E noi da 160 anni questo oratorio continua a farlo. Anche oggi siamo a San Salvario, in un quartiere multietnico, quindi sono tantissimi ragazzi stranieri che vengono nel nostro oratorio, di 20 nazionalità diverse, e allora tutti i giorni offriamo la possibilità di fare i compiti, quindi di studiare insieme, di fare dello sport, laboratori, cammini di gruppo, ma soprattutto offriamo una presenza educativa. I ragazzi che Don Bosco accoglie sono spesso dei ragazzi che non hanno famiglia. Don Bosco li guarda, capisce, hanno bisogno di una mamma. Allora pensa, io una mamma ce l'ho, chiamo la mia, vediamo se mi dà una mano. Ed è proprio quello che Don Bosco fa. Il 3 novembre del 1846 porta qui a Valdocco mamma Margherita. E mamma Margherita fa proprio da madre a quei ragazzi che gradualmente Don Bosco porta in casa. Per loro cucina, ramenda, tiene ordinata la casa, poi tutte quelle attività che in una famiglia una madre fa. Ancora oggi il nome di mamma Margherita è modello significativo e riferimento per tante strutture di accoglienza, di educazione salesiana in tutte le parti del mondo. Noi abbiamo conosciuto personalmente una di queste strutture di accoglienza che porta il nome di mamma Margherita, è a Manaus in Brasile, gestita dalle suore salesiane e si chiama appunto Casa Mamma e Margherita. Mamma e Margherita è molto più di una scuola, è una culla per bambine cresciute troppo in fretta, una famiglia sana per chi vorrebbe dimenticare la propria, come Milene, violentata dal padre per i primi 4 anni di vita. È di lei che ci parla Suor Katia. Non conosce la differenza tra il rapporto padre-figlia e quello fra due innamorati. Ha problemi cognitivi enormi, non riesce ad imparare a leggere e scrivere. Ha 6 anni, ma parla come una bambina di 2. Sono bambine segnate per la vita. Grassa, non ancora 14enne, ha già 3 anni di prostituzione alle spalle. I trafficanti l'avevano già destinata alla Bolivia, ma sua madre, all'inizio consenziente, si è rivolta alla polizia, che l'ha affidata alle suore. La vigilia di Natale è arrivata Jasmine, ha solo 15 anni ed era già incinta di 7 mesi. Giuseppe e Maria non hanno trovato una casa, io invece l'hanno trovata. Sono le chiese nel complesso del Valdocco, c'è la Cappella Pinardi, c'è la chiesa di San Francesco di Sales e poi c'è questa che è forse una delle più belle chiese di Torino, che è la Basilica Santa Maria Ausiliatrice, che Don Bosco costruì dal nulla. E come segno della sua devozione mariana, del suo grande amore per la Madonna. Ma certo, comunque, Don Bosco non è un assistente sociale. Non solo, perlomeno. Ecco, Don Bosco è essenzialmente l'uomo che la provvidenza inventa
proprio per il bene e annunciato ai piccoli, ai ragazzi. È riuscito Don Bosco nel corso della sua vita ad appassionare tanti ragazzi al Vangelo ed è una cosa incredibile che i suoi frutti, e l'abbiamo visto oggi, insomma, continuano a raccogliere tutto il mondo. Certo, ma anche riconosciuti dalla Chiesa, San Domenico Savio, la Beata Laura Vicuna, il Seferino Lamoncurà. Don Bosco diceva ai suoi ragazzi, vi voglio felici qui e per l'eternità. Per la loro felicità qui su questa terra, ha inventato l'oratorio, ha inventato le scuole serali, le missioni, e per la loro felicità eterna un percorso di formazione umana e cristiana che ha come meta educativa proprio la santità. Per Don Bosco, ip ip, la ricetta di Don Bosco era un misto di allegria, gioia, speranza, entusiasmo. Senza spaventarsi della fatica, diceva una cosa bellissima, col sorriso lui diceva sempre ci riposeremo in paradiso.